Voglio ricordare ai ragazzini il messaggio che portai un giorno insieme ad una mia cognata, che dovevamo andare verso la zona di Civitella. Da Pieve di Rivosca a Civitella ci sono molti chilometri ed è abbastanza lontano. Si doveva prendere il comando di Pieve di Rivosca, doveva inviare questo messaggio importantissimo al battaglione dei fratelli Piolanti di Cusercoli. Questo messaggio me lo nascosi fra la solletta delle scarpe e il fondo delle scarpe, perché avevamo paura, siccome c'erano i tedeschi, c'erano i fascisti che ti prendevano ed erano molto prepotenti, ti mettevano il mitra davanti al seno e dicevano: dove sono i tuoi fratelli, i partigiani e queste cose qua. Quindi dovevo cercare di stare molto attenta e questo lo nascosi così bene che, nonostante, quando arrivammo a Casalbuono, in questa casina che c'era la sorella di mia cognata che aspettava questo messaggio da dare al battaglione dei fratelli Piolanti di Cusercoli, la casa era già occupata dai tedeschi, non sapevamo come liberarci perché ci seguivano in continuazione. Finalmente, con una scusa un po' banale, che avevamo bisogno di andare in bagno, il bagno era la stalla, diciamo, vero? Quindi riuscii con fretta e furia a togliere questo messaggio dalla mia scarpa, che avevo sistemato molto bene, lo consegnai alla sorella di mia cognata e la sera stessa lei lo consegnò ad un'altra staffetta del battaglione dei fratelli Piolanti di Cusercoli. Fu una giornata molto pericolosa e difficile, che ricordo qualsiasi momento di quel momento lì. Poi tornammo a casa verso sera, un'altra volta altri messaggi. Quando arrivavano, ad esempio, la mia fortuna è stata quella di avere la tabaccheria, perché molti ragazzi o staffette, mi ricordo quando veniva il fratello di Luciano Caselli, di Berto Caselli, che accompagnava questi giovani su in montagna, che dovevo poi io riaccompagnarli nelle case di persone che io conoscevo molto bene, perché erano clienti di mio padre che aveva fatto il sarto ed era molto bravo. Poi nell'avere la bottega e la tabaccheria erano persone di cui io mi potevo fidare nel modo più assoluto e quindi loro accettavano volentieri di ospitare questi ragazzi e hanno collaborato sempre con loro. Direi che se non ci fosse stata questa grande collaborazione della mia popolazione, di questi montanari così bravi e generosi, la guerra di liberazione non sarebbe stata vinta, perché come facevano tanti ragazzi, perché all'inizio erano alcune centinaia, ma alla fine erano più di 1400, quindi tutto l'inverno per 14-15 mesi, se le famiglie non li avessero accolti nelle loro case, nelle loro stalle, a dargli da mangiare, vita, collaborare, come avrebbero potuto i partigiani resistere senza scarpe, senza indumenti? Quante volte venivano a casa dalla mia mamma, mi ricordo Guascone Betti, che un giorno aveva la maglia piena di animali, di pidocchi, di cimici, e mi dice: Olghino, c'è la mamma che mi deve lavare le maglie. Girava da sola, girava. Quindi voglio dire che la collaborazione della popolazione è stato l'elemento principale per la vittoria della lotta. Beh, questa delle maglie che giravano da sole me la raccontava anche il mio povero babbo quando tornò dalla Russia, dopo la ritirata, e arrivò alla tradotta di questi disgraziati che tornavano dalla ritirata di Russia. Li fermarono al confine del Brennero perché non li potevano far vedere il modo con cui erano ridotti. Li fecero spogliare, c'erano questi indumenti, dice lui, si ricordava che andavano, viaggiavano per terra perché erano completamente pieni di animali, insomma, quindi ahimè, questa è la brutalità della guerra. Una cosa volevo sapere, che mi è venuta in mente mentre parlava. Lei ha detto: quel giorno lì non me lo sono dimenticato, mi ricordo tutto di quel giorno lì. Che cosa si prova nel momento in cui il momento in cui si capisce di essere passati a un centimetro dalla morte,
e si esce con la vita salva per un caso. Cosa si prova in quel momento lì? Quel momento lì ebbi una gran paura e dissi: non so se riuscirò a continuare a fare la staffetta partigiana, perché oggi è stata una giornata veramente terribile. Rimasi abbastanza, non delusa, ma molto preoccupata, e poi in seguito la cosa si mise di nuovo a fare quello che facevo prima. Voglio raccontarvi un altro particolare. Una mattina verso le 9, quando ci fu l'attacco su a Biserno, che fu ucciso Salvatore Auria, il fratello di Luciano Lama e tanti altri partigiani che io avevo accompagnato in queste case poi sparse su nelle varie zone, nella zona della mia vallata, che io attraversavo questi piccoli sentieri, loro che facevano, non erano abituati a camminare sui montagne, facevano rustolare i sassi, mi raccomandavo di fare poco rumore perché ci potevano essere delle spie o dei fascisti. Oppure in altre occasioni, io avevo anche una somara che molte volte giravo e andavo a fare la spesa, quando un giorno Culpet mi chiese se potevo andare a Ciola a fare la spesa, una spesa abbastanza voluminosa che noi non avevamo né nella bottega né nella tabaccheria. E io con la mia somara partì al mattino presto, andai dal signore qui di Ciola con il mio elenco che mi aveva fatto Culpet. Poi caricai tutto nella mia somara, che mi faceva impazzire perché a volte si fermava. Le somare sono molto dispettose, a volte si fermano e non vogliono neanche camminare. Quindi arrivai e poi verso sera tornai a casa. Quando fui vicino a Pieve di Rivoschio, Marzocchi Luciano, che era a un chilometro dal paese a fare la guardia e a vedere se venivano i tedeschi o se c'erano delle spie, rimase talmente meravigliato nel vedere l'Olghina a cavallo di questo somaro e mi faceva arrabbiare. Poi quando arrivai alla sera e consegnai tutto quanto a Corpet, che era il responsabile dell'economato dell'ottava brigata Garibaldi, mi abbracciò e mi disse: brava Olghine, questo per me è sempre stato un grande onore, sentirmi così qualificata da dei compagni così bravi che avevano affrontato il confine, la galera, avevano abbandonato le loro famiglie ed erano tornati sui montagne, che tramite la loro capacità e la loro organizzazione hanno dato il meglio di loro stessi. Mai dimenticheremo e si dimenticherà quello che hanno fatto questi grandi antifascisti.